Possibile svolta per la lotta scudetto per il campionato di Serie A. Dopo la quattordicesima giornata del girone di ritorno, il Napoli non riesce nell'impresa di rimanere in scia della Juventus. Gli azzurri di Maurizio Sarri sono stati sconfitti al Friuli dall'Udinese per 3-1. Vantaggio friulano con il rigore di Bruno Fernandes, poi il pareggio di Higuain. Passano 60 secondi e l'Udinese usufruisce di un calcio di rigore che Fernandes sbaglia, salvo poi riscattare con il gol del vantaggio al 24esimo minuto. Nella ripresa, poi arriverà il terzo gol ad opera di Toro in spaccata. Higuain si fa espellere per un'entrata fallosa e con minacce irriguardose nei confronti dell'arbitro. Ma è stata anche una giornata in cui alcune delle grandi hanno vinto o quasi. La Roma, che batte la Lazio nel derby cittadino per 4-1 e costringe alle dimissioni Stefano Pioli. Milan ed Inter sconfitte, i rossoneri dall'Atalanta per 2-1 con le firme di Piniglia e Gomez. E poi i nerazzurri di Roberto Mancini in casa ad opera del Torino che si rilancia in zona salvezza grazie alle firme di Molinaro e Belotti. Nelle altre gare della giornata da segnalare i successi in chiave salvezza per Genoa e Chievo. I Grifoni 4-0 al Frosinone, i Scaligeri 3-1 al Palermo, finisce con la posta in palio divisa a metà fiorentina Sampdoria. Ricordiamo che il turno si concluderà lunedì sera alle 20:45 con il posticipo al Dallara tra Bologna e Verona. Negli anticipi del sabato la Juventus aveva battuto l'Empoli per 1-0 ed il Carpi sconfitto in casa dal Sassuolo per 3-1.